quantità delibera per il fabbisogno del comune, si parla di circa 2.000 assunzioni fino al 2021, un risultato diciamo, che è tutto napoletano. È tutto napoletano, ma soprattutto incredibile, che non so da quanti anni non si faceva un piano assunzionale di questa portata, a tempo indeterminato quasi tutto, in parte anche a tempo determinato, a cui vanno aggiunte il piano assunzionale nelle società partecipate, in particolare a BC, a SIA, Napoli Servizi, ma ritengo anche ANM, la gran parte delle assunzioni saranno nel 2019, quindi non sono annunci a lunga gittata, significa mettere in sicurezza il comune anche in relazione alla quota 100 che produrrà ulteriori uscite, molti saranno giovani, saranno settori strategici per l'amministrazione, per migliorare la qualità dei servizi della nostra amministrazione, se pensiamo a tutto il settore degli educatori, delle maestre, il settore sociale, il settore dell'informatica, architetti, ingegneri, agronomi, ragionieri, quindi tutti i comparti che andranno a rafforzare anche le municipalità. Attendiamo adesso l'autorizzazione del governo, perché Napoli è un ente in piano di riequilibrio e le prime assunzioni partiranno da luglio. Vorrei anche ricordare la stabilizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili del comune, che era una vertenza che andava avanti da oltre 20 anni. Mi sono molto soddisfatti, soprattutto se consideriamo che questo è tutto frutto dell'azione di buona amministrazione del comune di Napoli, in termini di riduzione di ogni forma di spreco, di capacità di riscossione, lotta all'evasione e valorizzazione del suo patrimonio immobiliare, nonostante i tagli che sono oltre 1,5 miliardi anche dell'ultimo governo, nonostante i vincoli normativi e finanziari, ecco la forza di Napoli che si mette anche al servizio della città, perché al momento in cui assumeremo soprattutto tanti giovani avremo anche la possibilità di garantire i servizi ancora migliori. Un'ultima cosa che poi andremo a scorrere, questo entro l'estate, tutta la graduatoria del vecchio concorso grande che fu fatto alcuni anni fa.